parte la 3 giorni dedicata al cioccolato nella città di Torre del Greco. Taglio del nastro questa mattina a Piazza Santa Croce alla presenza delle istituzioni e degli organizzatori. Una manifestazione organizzata dall'Associazione Arti, Mestieri, Tradizioni, Folklore e dall'Associazione Nazionale Cioccolattieri, patrocinata dall'amministrazione comunale e fortemente sostenuta da Ascom e Confesercenti. Presidente Daniele Lattero dell'Associazione Arti e Mestieri, stamattina prende il via a Torre del Greco una 3 giorni dedicata al cioccolato. Alle squisitezze e alle prelibatezze di questo prodotto, il cioccolato, e volevo ringraziare in primis l'amministrazione che ci è stato molto vicino, soprattutto nella figura dell'assessore Ascione, che ha coordinato un po' anche la venuta dei bambini che stiamo facendo vedere ai laboratori didattici come nasce il percorso di come nasce il cioccolato. Siamo molto fiduciosi in questa nostra venuta a Torre del Greco, la piazza è gremita di bambini e adulti, quindi confidiamo che nelle prossime 2 giornate, anche da stasera in poi, ci sia un bel flusso di persone qua in Piazza Santa Croce a Torre del Greco. Quanti stand avete allestito e che cosa si può trovare in questi stand? Noi abbiamo allestito circa 20-23 gazebo, pagode. Vi sono le squisitezze tipiche di ogni regione. Abbiamo gli amici della Biolzi che vengono da Parma, abbiamo gli amici della Fahrenheit che arrivano da Torino, gli amici della Sicilia con tutte le specialità della pasticceria tipicamente siciliana, quindi dai cannoli alle cassate, alla pasta di mandorle e così via. Abbiamo gli amici che sono arrivati dalla Calabria con Magna Grecia, abbiamo gli amici che sono arrivati direttamente da Torino con Gianduiotti, abbiamo logicamente una degna rappresentanza della regione Campania con le specialità nostrane e così via. La sua associazione organizza tutti gli anni questa manifestazione? La nostra associazione in sinergia con l'associazione dei cioccolattieri, in ogni regione ci sono queste presenze e quindi diciamo così di volta in volta, una volta che la location ha dato un buon risultato di pubblico, noi chiediamo se possiamo tornare e quindi ci sarà una seconda, una terza edizione e così via. E invece nei laboratori didattici i bambini cosa possono vedere? I laboratori didattici è una cosa proprio che interessa soprattutto i bambini e questa è la parte diciamo così culturale di questa manifestazione. Si parte proprio dalla base, dal seme del cacao e c'è un maestro docciario che spiega come attraverso tutto il ciclo di produzione da quel famoso seme si arriva poi alla tavoletta di cioccolato in tutte le sue forme, in tutte le sue prelibatezze. Sindaco Palomba, abbiamo appena tagliato il nastro di questa 3 giorni a Torre del Greco dedicata al cioccolato, stamattina grande affluenza delle scuole della città. Sì, è un momento ecco, di zucchero per la nostra città, tanti ragazzi delle nostre scuole, anche per vedere un po' tutto quello che si riesce a fare con la lavorazione del cioccolato. Sono 3 giorni, non finisce qua perché domenica ci sarà anche a via Salvatore Noto il carnevale dedicato ai ragazzi. Torre ha bisogno anche di questi momenti e noi come amministrazione, con il nostro patrocinio, ci siamo vicini ai ragazzi, alle famiglie, alla città. Assessore alle attività produttive Luigi Ascione parte oggi a Torre del Greco una 3 giorni dedicata al cioccolato. Questa manifestazione è tesa sempre allo sviluppo delle attività produttive e l'amministrazione comunale che ha fortemente voluto questa manifestazione con la collaborazione del presidente di Confesercenti Gianmarco Del Prato. Siamo riusciti a mettere le energie insieme, a fare gruppo e ad avere questa manifestazione che, voglio dire, ci tengo a sottolineare, solo stamattina avremo qui in piazza 440 bambini in tutta la mattinata, i bambini delle scuole elementari del nostro territorio, della nostra città. Si spera che l'anno prossimo riusciamo a fare una edizione ancora più lunga per dare accesso a tutti i bimbi che si sono divertiti, stanno svolgendo un laboratorio dove viene loro spiegato come si realizza il cioccolato, quindi partendo dalla fava fino alla realizzazione del prodotto finale e poi stanno facendo anche shopping. Questa affluenza dimostra che in rete si possono fare tante cose. Non solo,
dimostra che in rete si possono fare tante cose, ma dimostra ancora di più che la città ha voglia che si facciano tante cose. Questa è un'iniziativa ben voluta dall'ASCOM, che da qualche tempo in sinergia con la Confesercenti si sta adoperando sul territorio insieme all'amministrazione affinché si possano fare questi eventi sempre in misura maggiore. La città ha bisogno i cittadini, la città, i commercianti, pertanto ben vengono. Ecco. Si attende anche affluenza maggiore proprio nel fine settimana? Esattamente, oggi l'abbiamo dedicata ai bambini, sono circa 450 i bimbi che abbiamo invitato e hanno partecipato numerosi all'evento, all'inaugurazione. Con iniziative come queste si possono attrarre visitatori anche dai comuni limitrofi e rilanciare un po' il territorio? Beh sì, non dobbiamo abbatterci, non dobbiamo sicuramente abbandonare le iniziative che possiamo mettere in campo, perché una dietro l'altra fanno in modo che la città è viva e rimane sicuramente importante le iniziative da mettere in campo affinché tutto questo possa essere un volano per il commercio a Torre del Greco. Fieri di ospitare questa kermesse a livello nazionale, è veramente una risposta importante da parte del pubblico torrese, ne eravamo certi e siamo contentissimi, in primis perché la formula attivata non grava sulle casse né delle associazioni né del comune stesso, quindi siamo veramente fieri di quanto fatto finora. Veramente una risposta stupenda, noi particolarmente ci teniamo per le famiglie e per i bambini, e vedere tanti bimbi in piazza è una grandissima soddisfazione per noi e sono certo anche per i colleghi di ASCO. Si attendono visitatori anche dai comuni limitrofi? Esattamente, in realtà siamo partiti con la comunicazione circa 15 giorni fa, oltre che ovviamente tutta la parte social che ci ha dato i dati reali, comuni limitrofi nel circondario di circa 7-8 km, quindi sarà una risposta davvero importante. Stand aperti dalle 10 fino alle 23. Con i migliori cioccolattieri provenienti da varie regioni d'Italia sarà possibile gustare le diverse tipologie di cioccolato presenti, dai famosi cuneesi alle prelibatezze della tradizionale pasticceria siciliana. Giuseppe Calì, maestro dolciario, ma noi vogliamo sapere da lei stamattina come nasce il cioccolato. Beh, il cioccolato, come molte persone sanno, ha delle origini antichissime. E narra una leggenda che Quetzalcoatl, il dio, il serpente piumato, il dio messicano, donò agli aztechi il seme di cacao, la conoscenza del cacao. È un po' come Prometeo, no? Che a noi donò il fuoco, lì invece donò il seme del cacao, e loro iniziavano facendo una cioccolata fredda, usavano peperoncino e il mais. Quindi era una cioccolata però amara, che aveva un sapore. Quando arrivano, un sapore brutto, quando arrivano gli spagnoli, praticamente non gli piacque subito perché era amara, era terribile. Allora cambiavano ingredienti, iniziano a mettere vaniglia, zucchero, altri ingredienti e cominciò a piacere. Lo portarono in Europa e nelle corti europee si cominciò a diffondere attraverso i matrimoni reali e gli esploratori. Poi nell'Ottocento nacquero le prime forme, i primi macchinari del cacao, praticamente del cioccolato. Nestlé inventò il cioccolato al latte e altre cose. Questa si chiama cabossa, è praticamente il seme del cacao, e la frutto del cacao, perdonami. Quando questo sta fresco si apre, si estrae tutta la semiglia, diciamo così in messicano, no? I semi di cacao si tostano, cioè si fermentano nelle casse di legno, vedete, se volete potete vedere praticamente i semi fermentati. Dopo che si fermentano si possono tostare, e per esempio quando li tosti si può aprire, vedete? Viene praticamente, si usa la semiglia di cacao, poi si può mettere pronta per essere usata. Però questo è un molino manuale, vedete? E se così si mette, si gira praticamente ed esce fuori la pasta di cacao. In questa maniera si può fare il cioccolato in casa, pensate, è un cioccolato. Quindi queste sono tutte le varie fasi di lavorazione, sì. Quali sono poi invece i tempi di realizzazione? Ok, dipende sempre, perché questo è un cioccolato casareccio, diciamo. Poi la pasta di cacao viene usata dai pasticceri, dagli altri maestri pasticceri, dai miei colleghi, per fare un cioccolato, quello che conosciamo oggi, attraverso tutte le macchine. L'arte del cioccolato dalla Riviera dei Cedri a Torre del Greco. Noi siamo della zona calabrese, precisamente sul Mediterraneo, un paese che si chiama Scalea, provincia di Cosenza. Lavoriamo il cioccolato e lo aromatizziamo con bergamotto, cedro, lavoriamo anche il liquore, che ovviamente sono prodotti puramente calabresi, insomma. Una cioccolata più amarognola o più dolce?
Dipende, ci sta sia amara che dolce. Dipende dalle esigenze più che altro del consumatore. Grande affluenza nella prima giornata delle scuole cittadine che hanno partecipato ai laboratori didattici per apprendere la storia e le fasi di lavorazione del cioccolato. L'obiettivo è promuovere il consumo consapevole e responsabile del cioccolato artigianale, privo di additivi e conservanti. Professoressa Luisa Colamarino della Gian Pietro Romano, stamattina qui in visita con i suoi alunni a questa 3 giorni dedicata al cioccolato. Un'esperienza veramente bellissima, complimenti per l'organizzazione, veramente. I ragazzi della classe quinta D e delle classi della Gian Pietro Romano veramente si stanno vivendo un'esperienza laboratoriale. Eccoli qui, tutti i belli. Sono entusiasti. Entusiasti, veramente tanto. E abbiamo fatto un giro e adesso stiamo lavorando col cioccolato, stiamo scoprendo come si fa il cioccolato, da dove arriva. È veramente una bella esperienza, complimenti. Secondo le previsioni si attendono numerose presenze nel fine settimana anche dai comuni vicini.